Vediamo adesso la Bulgaria. Tre cerchi e due clavette, Marina Piazza. Si presenta molto più dinamico rispetto a quello dei nastri, già dal discorso musicale, particolarmente originale, credo che sia una composizione bulgara. E, devo dire che però nella finale appunto di questo attrezzo ai campionati del mondo di Baku hanno fatto degli errori che hanno impedito questa nazionale di rimanere sul podio. Ecco, anche qui si è vista una caduta ad una clavetta, come del resto, ripeto, si è visto fare anche nel contesto, ripeto, del mondiale da diverse squadre. Georgi Andreev, Battle Door, è il motivo musicale che state ascoltando, è una composizione proprio bulgara. Mentre è arrivato il punteggio di Monica Bergamelli, che ottiene un 9, considerando che alle parallele asimmetriche ci sono state numerose cadute, questo è un buon punteggio. Ma torniamo alla Bulgaria e ascoltiamo soprattutto la musica. Nel finale comunque una musica in crescendo, come del resto è stato l'esercizio rispetto ai cinque nastri, sì, mi sembra come varietà, sicuramente hanno commesso un errore più eclatante, però a mio avviso forse meno piccoli errori, direi non sempre il sincronismo è stato perfetto in più di un'occasione. Allora, a beneficio dei telespettatori, dopo l'esibizione della Bulgaria teniamo il punteggio, ci sarà Maras alla sbarra, Tampakos agli anelli, poi avremo l'Italia, tre cerchi, due clavette. Ricordiamo che la Bulgaria proprio in questo esercizio ha ottenuto ai mondiali di Baku, ultimo riferimento, il quarto posto con 14.600 nella gara vinta dall'Italia con 15.675. Andiamo a vedere alcuni momenti della prova della Bulgaria. Sì, tra l'altro questo era un esercizio nuovo, è stato cambiato, nuovo per tutte le nazioni, il programma sì, dopo Atene era cambiato, quindi sì, da tre cerchi e due palle siamo passati a tre cerchi con quattro clavette, un attrezzo un pochino più particolare e quindi